16 anni dopo, la magia è la stessa. L'emozione dell'incontro tra Antonio Pecifigliu per l'Olimpo della musica Tocchigno e il Molise. Dopo il memorabile concerto di Toro davanti alla casa natale dei suoi nonni 16 anni fa, questa volta è l'antica suggestione d'Altiglia a suggellare il legame in un concerto organizzato dalla Fondazione Molise Cultura e dalla Regione. Un repertorio infinito, lungo 60 anni, intervallato da aneddoti con Ornella Vanoni, Chico Buarque, Vinicius de Moraes, Sergio Endrigo, Sergio Bardotti, in una vita spesa a regalare poesie tratteggiate da quell'agrodolce atmosfera degli stili di Bossa Nova, con note memorabili. Gli alberi non sono altro che fiaschi di vino girati. Se ci metti due tipi, là sotto saranno ubriachi. L'erba è sempre verde e si vede un punto lontano. Non si scappa, ma il buon Dio è un gabbiano. Il legame con il Molise è così sentito che lo stesso artista considera di aver ricevuto lui un bellissimo regalo. Mi sento a casa qui, no? Sono molisano, ho un nonno qui di Toro, di Campobasso, è un piacere essere, vivere qui con questa atmosfera, no? È incredibile questo posto, bellissimo, è un regalo per me.